Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Ci siamo svegliati da poco. Scusate le mie condizioni, ma tanto tutto questo tra poco sparirà perché nel frattempo sta arrivando mia mamma che mi farà una tinta. E non cominciate a scrivermi che le tinte non si fanno in gravidanza, perché sì, si fanno. L'importante è che all'interno non ci sono determinati ingredienti come l'ammoniaca. Comunque già ovviamente sentito il mio ginecologo, ma già ai tempi, e si può fare. Da quando sono in gravidanza l'ho fatta solo due volte, una se non sbaglio. Boh, questa è la seconda. Questa è la seconda volta, sì, che faccio la tinta, se non sbaglio, E niente, mi trovo qui comunque in cameretta di Sofia perché oggi cercheremo di concludere la sua valigia, che sarà questa qui. Io in questa volevo mettere tutto quanto, sia mio che suo, ma ieri, mettendo le cose proprio alla cavolo, alla veloce, ho constatato che non ci sta tutta la roba, perciò questa sarà di Sofia e io mi comprerò un borsone a parte per me. Ieri ho finito di lavare le ultime cose come queste mussoline. Così le inseriamo nelle bustine e in valigia. Ho lavato l'asciugamani che mi ha regalato la nostra amica. Qui intanto ci sta l'asta, così stiriamo tutto. Intanto sto facendo anche il ragù perché voglio fare la lasagna per pranzo. Belli ricci! Quanto sono belli i tuoi ricci! Con i pettini! Tinta messa. Ok. Forno al forno. Bello. Adesso posso andare sulla luna. È la seconda volta che faccio questa tinta. La prima volta non mi è piaciuta per niente, ma pensavo che comunque stavamo sbagliando qualcosa io e Giordano. Però vedendola con mia mamma c'è una consistenza un po' troppo cremosa. Anche se questa mi sa che è una crema No, colorata. non era cremosa, era un po' lenta. Lenta, eh sì, lenta. Boh. Cioè, Basta ma mi aveva aggiungere fatto uscire l'acqua. tipo sull'arancione. Però, ripeto, l'avevamo fatta da soli io e Giordano, pensavo che magari avessi sbagliato qualcosa. Vabbè, comunque lo scopriremo solo dopo. Ok, mussoline lavate, stirate da mamma. Le mettiamo insieme ai bavaglini in più, diciamo. Forse al contrario, però di qua ci dobbiamo scrivere. Sì, no, vabbè, io stavo Ok. Così si vede. Olè. Diciamo che si sta per concludere. Mancano due o tre cavolate, ma ce le aggiungerò in un secondo momento. Le abbiamo messo tutti i cambi. Comunque questa è solo di Sofia e poi mi comprerò un borsone e farò a parte per non fare confusione. Tanto sta valigetta è veramente piccola e la roba di Sofia ci sta carina, compatta, senza fare confusione con la roba mia. Che dici, ma tutto fatto? Io sì, non so come si. Ok, chiudiamo. Ciao mamma, ciao, ci incontriamo lì. Ciao mamma. Vai mamma. Valigia di Sofia fatta. Tinta fatta, però sono ancora rimasta con l'asciugamano, devo andare ad asciugare i capelli, però prima di fare ciò mi sto preparando tutto qui per fare la lasagna, che già è tardi, sono le 11:30. Mia mamma con mio papà se ne sono appena andati. E nel frattempo che metto la lasagna nel forno, vado ad asciugarmi i capelli. Qui c'è Giordano che non vi ha salutato per niente. Guardatelo al buio, sembra un parufio, sconsolato. Ho doppi cappelli. Oggi è 1º maggio. Oggi non me la devo fare niente, raga. Che devo fare? Ma è giusto così, perché oggi non si deve fare niente. Niente di niente. E che stai a fare qui al buio? Niente, così. Far niente. Stavi già Già quanto è stai bello. già immaginando la tua Sì, bellissima. stavo fantasticando, stavo guardando i quadretti e mi stavo immaginando Sofia insieme a tutti questi pupazzetti chiccherini. Questa non ti mette ansia? Non mi vedo partorire, devo partorire. Ma tu mi assisti però, che Beh, che fate? c'entra? Godi? Partorisci te. Godi mentre No, no, soffro? io sto tranquillo perché sai cosa devi fare te, mica devo fare io. Io devo solo assistere.
Devi stare tranquilla, la cosa che ti posso dire è che devi stare tranquilla e non ti devi preoccupare più di tanto. Tutto quello che dicono tutti, vedrai te. Vedrai te, vedrai amore. Te, con una, vedrai. Con una femminuccia, quello che ti tocca a te. Ansia. Con due. Ansia. Con due. Ah, ragazzi, se mi proponete qualcuno che mi vuole ospitare, io faccio le mie valutazioni, eh. Se mi volete adottare, io ci sto, insomma. Mm. Fatemi sapere nei commenti. Grazie. Poraccia, mia figlia, poraccia, fuggimo da sta casa, io e mia figlia, te porta via mamma, non lo sta ascoltà. Vabbè, raga, cucino, perché se comincio pure a cazzeggiare con voi, va a finire che manco mangiamo. Oh, capelli asciugati, vabbè, mo sembro un leone, ma è tutta finta, raga, perché tanto il giro di due giorni e i capelli ricci sono tutte mosci, infatti sono belli solo il primo giorno. E manco tanto bene sono venuti perché gli ho dato proprio veloce a capello non grondante ma proprio asciutto, perché ormai che avevo l'asciugamano in testa era un bel po'. Nel frattempo qui stiamo pranzando con la lasagna. Lasagna che buona. Giordano già mi ha detto che è buona. L'ho assaggiato, sì. Oggi l'ho vista, però, Oggi, certo, ho messo piccolo. Oggi, 1° maggio, ci troviamo io e Giordi da soli, perché fuori ha deciso di piovere, cioè già da una settimana che ha deciso di piovere questo giorno. Io dico sempre quando eravamo reclusi, tempo da paura, e invece poi quando una voleva andare a fare una scampagnata, perché era quello che dovevamo fare, fare una scampagnata con la brace come sempre, e invece poi ognuno a casa propria e basta, perciò ho fatto la lasagna. Che buonissima. Fatemi sapere voi cosa avete fatto il 1° maggio e se il tempo è stato uno schifo come qui. Come che bene. Ha piovuto tutta la notte e quasi tutta stamattina. Vi giuro, raga, cioè sembra fatto apposta. Fino ad ora, cioè da dopo pranzo, non ha più piovuto, anche se comunque il tempo è rimasto di cacca. Mi sono preparata, il tempo di sciogliere i capelli e dargli una mezza sistemata. Ha cominciato a piovere, ma adesso non me ne fregherà proprio niente, perché non usciremo uguale. Cioè se avesse piovuto leggermente, ma leggermente prima, manco mi sarei vestita e truccata. Ha deciso di piovere proprio nel mentre mi stavo facendo le ultime cose, mi stavo allacciando le scarpe. Piove. Volevo andare alla fiera del 1° maggio a Tarquinia a farci una passeggiata in mezzo alle bancarelle e non queste di civile vecchie che vi ho fatto vedere nell'ultimo video. Ma penso proprio che non potremo, però con l'occasione andiamo a vedere se il centro commerciale si è aperto per andare a comprare il borzone, perché alla fine ho deciso di utilizzare la valigia per Sofia e un borzone per me e le ultime tre cosette che mi mancano per chiudere anche la mia. Vabbè, andiamo a vedere come si svolgerà questa giornata, comunque bella avanzata perché sono già le 4. Noi ci avevamo provato comunque ad andare a questa fiera, ma siamo ritornati indietro senza nemmeno continuare la strada. Cioè, vi giuro, ho aspettato veramente che mi preparavo tutta, che mi vestivo, che mi mancava veramente poco per uscire e a mettere un piede fuori casa. Ha cominciato a piovere. Cioè, è da pranzo che comunque reggeva. Sì, il tempo era comunque brutto, però reggeva. Pensavo che ormai rimanesse così, con il cavolo. Vabbè, fa niente, mo speriamo che il centro commerciale sia aperto. Ah, perché giustamente il 1° maggio potrebbe essere chiuso. Vabbè, il cinese, tutta quella roba là che vende anche prodotti comunque buoni, volendo è aperto. Certo. Il Mauris so che è aperto, so, è aperto. Speriamo. Vabbè, però il centro commerciale almeno è un po' più dispersivo, potevo prendere qualcosa e mettersi seduti. Almeno prendo il borzone per me. Abbiamo fatto bene io e Giordano ieri a fare proprio la prova generale e abbiamo visto che comunque la roba ci stava veramente risicata, ci sarebbe venuto un casino e io sapete quanto sono fissata con l'ordine, con le cose tutte a posto. Però io ricordo che quando andai a fare un trapianto un sacco di roba da mangiare ci ho messo dentro, tanta. E questo sai perché? Perché ci ha messo due vestitini, due pigiama messi in croce. No, c'erano 7-8 paia di mutande, c'erano
le tre pigiami, c'è stata una asciugamani, la voglia, ci stava. Ma per una persona sola infatti va bene, infatti ci ho fatto tutto Sofia. Se era tutto per me andava benissimo, il problema era io e Sofia. Certo. Tra pannoloni mia, pannoloni sua, asciugamani monouso che comunque sono grossi. No, voglio stare larga e tranquilla. Vabbè, dai. E tanto al tempo non gliel'abbiamo data vinta. Siamo scesi dalla macchina per farci una passeggiata in un posto ancora diverso. Sì, sì, il romanticissimo Fognone di Civitavecchia. Oh! Oh, Giordano mi ha detto ti porto al Fognone. Al Fognone. Ti porto al Fognone. T'ho conosciuto al Fognone, che poi non è vero, però gli piace dire Fognone. Oh, fatto sta che mi ci sta a far camminare. E questo è il Fognone, fa vedere dove stavo. Dai, nah, che bello. Questo è il Fognone di Civitavecchia. Sì. Andiamo. Occhio. Sì. Dai, è bello comunque. È bello, sì. Dove c'è il mare è tutto bello. Comunque siamo nel posto dove siamo venuti quella sera. Che qui c'è la ruota. Sì, sì, qui è la passeggiata di Civitavecchia. Madonna, raga, guardate qua il tempo, è nero, nero. Ma non ci frega niente. Vabbè, famo sti 10 metri e poi sono andato. Sì, sì. Occhio. Eccoci qua. Il video di ieri non concluso, ma lo concludiamo questa mattina. Tanto non aveva senso perché era tutto chiuso e non ho fatto quello che volevo fare. Però adesso andiamo, visto che è due, andiamo a comprare il borzone. E le ultime cosine che mi mancavano, calcolate, raga, ieri sono arrivata a casa, non ho fatto più niente, proprio niente, non mi andavo più a fare niente, tant'è che ancora ho la busta del Mauris, ho tutta la roba dentro, perché dopo vi farò vedere quello che ho preso, che mi mancava per l'ospedale. Gli è partito il menisco. Cazzo. Gli è partito il menisco, ma raga. Così. Ma tu vuoi fare ancora il giovane, allora, no? Allora, Samantha, fino a no. Un minuto prima, così la regge, no? Io pensavo che faceva così e mi reggeva, quindi c'è la discesa. Sì. No, all'ultimo ho lasciato, è certo. Ho spinto, certo. Io mi sono ritrovato così a reggere. Siccome lo vuoi far giovane, vuoi fare la discesa proprio veloce. E io, sapendo che mi sarei io strappata, sta strappando il menisco. Comunque, sulle porte automatiche il menisco. Sto morendo di fame perché è mezzogiorno. Abbiamo fatto anche la spesa. Borzone preso, borzone preso, però già nel forno abbiamo la lasagna di ieri. Allora, noi abbiamo finito di pranzare, fatto la cucina, tutto quanto. Giordano se ne sta per andare, io passerò un pomeriggio a casa, tanto ha dato pure pioggia. Intanto ho finito con tutti i giri che dovevo fare, penso di aver concluso tutto quanto, se non da fare le ultime cosine, ma a casa. Trovato il borzone, ho preso questo qui della Champion, ora ve lo faccio vedere, giusto per mettere le mie cosine, e poi non l'ho voluto prendere gigantesco, ma nemmeno piccolo, penso che qui c'entra tutto quanto, quella mia roba, eccolo qua, semplice, regà, nero, da mettere sopra alla valigia, c'è anche la tracolla. Adesso vediamo un attimino, qui decidere se è tutto a posto prima di buttare lo scontrino, che qui a fare una cavolata è un attimo. Allora, vediamo qui. Pagato 30 euro, c'era anche la taglia più grossa, però era troppo grosso. L'ho preso nero perché almeno facciamo un qualcosa, succede qualcosa o serve a Giordano, almeno è in colore neutro e non fucsia come l'avevo visto, che era veramente molto carino. Perciò questo è una taglia che puoi riutilizzare in qualsiasi momento per qualsiasi evenienza. Ecco qua, veramente molto capiente, carino, carino, carino. C'ha una taschina qui a parte e ha anche una tasca all'interno che Giordano mi stava dicendo per metterci i vestiti sporchi, non so perché mi è venuto in mente sta cosa. Tipo in palestra lì ci metti le scarpe, no? Vedete, qui c'è una, sudata. Qui ha un'altra saccocciona,
questa maniera, molto grossa. Questo è il laterale. Comunque vabbè, non so quanto possiate capire, comunque è un semplice borzone che mi porterò all'ospedale per me. Poi, allora, mi sono seduta perché non ce la facevo stare in piedi. Comunque, finalmente ho trovato questo detergente intimo che in molti video di ragazze che preparavano, diciamo, la valigia parto, la maggior parte avevano questo detergente intimo, perciò ho pensato che sia il migliore, non lo so, però qui c'è proprio scritto durante il ciclo mestruale, in gravidanza e nel postpartum, quando si frequentano piscine, vabbè, questo qui non ci interessa, però già che c'è scritto in gravidanza e nel postpartum, penso che sia buono. Io ne ho preso uno, diciamo, a caso, però vedendo che tutte prendono questo, evidentemente qualcuno gliel'avrà consigliato, perciò lui, è stato impossibile trovarlo, però finalmente l'ho trovato. Poi ho preso, sempre per da portare in ospedale, un dentifricio, Cobri Butter, anche se sono nella stanza privata, ma non mi attaccherò comunque sia alla tazza, perciò ho comprato due pacchi di questo. Poi ho preso queste serviette qui, detergenti, effetto igienizzante, da farci un po' tutto quanto, da pulire i comodini, le mani, un po' tutto quanto per me. Poi ho preso uno spazzolino per me, allora, questo è un altro body water. Poi ho preso queste cuffie usa e getta, ma mi servirà solo una nell'eventualità dovessi fare una doccia in salotto, è stata richiesta. Poi mi sono presa un altro pacco di pannoloni, eccolo qua, questi qua, da portare direttamente in borzone fatto intero. Poi ne aggiungerò sicuramente qualcun altro, tanto io. Poi ho preso, questo non c'entra nulla, però dovevo comprarlo perché il mio ormai è diventato uno schifo, almeno lo cambio per lavare a terra. Poi anche questo non c'entra niente, è per la cura della lavastoviglie che adesso sta anche andando, infatti se sentite rumore scusate. Poi qui che abbiamo? Qui per Sofia una crema idratante viso e corpo che raggiungerò nel suo beauty case per l'ospedale perché mi mancava, non avevo una crema viso e corpo, questa. Insieme a lei ho preso anche, diciamo, un bagno doccia sempre per me, non lo so, vabbè, comunque un bagno doccia, stava in offerta, un altro spazzolino per chi mi verrà a fare la notte. Noi rimaniamo sempre che viene mia mamma, però non si sa mai, se magari mi prolungano di più, se magari rimane all'improvviso Giordano. Comunque due spazzolini, uno per me e uno per chi verrà. Poi questi stavano in offerta e ho preso questi detergenti intimi qua, anche se mi trovo bene con quello con le scritte blu che sarebbe è antibatterico, però in offerta in questa maniera non c'era, ho preso questo, tanto uno uguale all'altro. Cotton Fioc che ne hanno offerta e ne hanno tantissimi, io ne consumo veramente tanti. Poi per Sofia ho preso questo qui, dolce e delicato olio nutriente della Nivea Baby, pure questo mi mancava l'olio, ok. Poi, e poi ho preso questo spruzzino della Lisoform, disinfettante universale, oggetti per bambini, aree dove si cucina, infatti la maggior parte lo utilizzo qui in cucina. Ok, questo è stato, diciamo, lo shopping delle cose che mi mancavano. Ora porterò tutto di là, cercherò di mettere tutto quanto in questo borzone, tutta la roba che già ho lavato e stirato, ma non io, ma mia mamma che è venuta l'altro giorno a farmi la tinta e mi ha dato una stiratella alle mie cosine. Intanto qui ho ritirato anche questi asciugamani lavati, asciugati e stirati, che uno lo aggiungo a Sofia, questo, e questo grosso lo metto a me. E nulla, io concludo qua questo video perché sono già due giorni che lo prolungo, non so quanto sia lungo quello di ieri, non so quanto è stato lungo le clip di questa mattina, perciò concludo qui e ci vediamo al prossimo video. Io mando un grosso bacione, ciao ragazzi.